Adesso io ti farò alcune domande dopo averti fatto sentire dei profumi, ma senza dirti che profumi sono. Vai, sono prontissima. Da 1 a 5, se senti su un ragazzo che hai appena descritto questo tipo di profumo. Ricordati che sei sempre fidanzata. Ma... Ok, allora adesso io ti faccio vedere lo spot pubblicitario e vediamo se la tua descrizione ritorna in questo spot pubblicitario. Allora, per far vedere i puzzi di petrolio, non so se siano i suoi, però... Poi vabbè, perché non andare a prendere un badile per andare a scavare qualcosa? Speriamo che non debba sotterrare qualcuno. Non mi piace molto. No. No. Uno? Sarebbe il primo uno. È il tuo? Questo potevi dare 5. Aspetta, magari non è la versione che hai tu. Vediamo se riesco come primo ospite a separare una coppia. Quinto profumo, per chi lo vedi? Lo vedrei anche su una persona giovane, però forse sono più portata a pensarlo su una persona un po' più grande. Classico, ma interessante. Lo vedi addosso a un palestrato oppure una persona che ha la testa tra le nuvole? Lo vedo più addosso a un palestrato. Sì? Sì. Fantastico, sì, l'abbiamo trovato. Sì. Finalmente. Quindi è anche una persona molto controllata oppure... Sì, sì, direi abbastanza con controllata. Una routine. Sì, con una certa routine. Di farsi complimenti? 2. Non mi attira, mi attirano alcuni... Ok, allora sì. Ti faccio vedere la comunicazione, questa secondo me ti colpirà. Hai capito? No. Perché tu non sai, tu non lo puoi conoscere, questa te l'ho messa apposta. Questa magari l'avrai... Un trabocchetto. Sì. No. Hai capito? Il profumo Dai. Che usava mio papà. Veramente? Sì, non l'ho riconosciuto. Anche qui ci siamo andati abbastanza sei vicini. Sei stata bravissima, okay. Caspita. Vedi, diciamo ti è passato magari un po' l'imbarazzo iniziale. Sì, decisamente. Ok, siamo al sesto profumo. Pronto. Via. Allora, questo lo vedo assolutamente sul ragazzo giovane, perché okay. Questa dolcezza non lo rende troppo impegnativo. Su una persona che assapora le cose lentamente, uno che ama concedersi qualche vizio. Ma lo vedi una persona riflessiva, introspettiva, oppure lo vedi molto deciso? No, lo vedo più riflessivo, un po' poetico, che magari sceglierebbe anche un profumo così più dolciastro, più forse un po' gourmand. Io lo vedo anche su una femmina. Ok, sì, lo vedo facilmente su una femmina. Veramente? Sì. Ma guarda... Invece scoprirò... Ormai stai iniziando a conoscere. Ma no, dai, no. Ah, è lui. Vabbè, è incredibile, allora, non sapendo il profumo cambia guarda. Totalmente. Se mi avessero detto che era Invictus avrei detto tutt'altro. Non ti invidio, veramente. Io seduto lì sarei sui carboni ardenti. Non lo so, passiamo a quello dopo. Siamo all'ottavo, Ottavo su? 24. No, mi sa che ci stai prendendo gusto. Particolare. Questo è più facile o più difficile da decifrare, ma in chiave di profumo, intendo. Io trovo più difficile. Lo sceglie, forse ha un'idea precisa in mente di quello che sta cercando. E come età? Su un ragazzo giovane, però dai 20 in su. Lo vedresti sul tuo ragazzo? Che voi non potete vedere, ovviamente. Ma c'è. No, lo vedrei su di lui. Lo vedo su, sì, un uomo. Sì. Deciso. Ok. Perché comunque lo trovo... Attenta a quello che dice. Tutto può diventare un insulto nei suoi confronti. Scopro nuove cose. Esatto, vediamo se riesco come primo ospite a separare una coppia. Vediamo se ce la faccio. Lo trovo più un profumo, diciamo, da tempo libero. Non lo immagino tanto un profumo da ufficio. Una persona artistica, invece più intellettuale, logica. Forse intellettuale, non so perché lo immagino con gli occhiali, quindi forse questo. Gli faresti complimenti? Sì, lo trovo un buon profumo. Particolare, sì. Particolare però, sì, un profumo che non ho, un tipo di profumo che non ho sentito.
Quindi da 1 a 5? 4. Allora, sicuramente... Tutte queste nuvole, sembra proprio un sognatore. È sicuramente un profumo degli anni 80, quindi è proprio di un'altra epoca. Secondo me anche per questo forse non lo vedi sul... Sì, potrebbe Cioè, perché essere. È un'impostazione sì. proprio diversa. Diversa, è vero, diversa. Allora, diciamo un intellettuale, ma anche un po' un sognatore. Chi approfondisce un po' le cose, introspettivo. Le sue idee. Sì, esatto, sì. introspettivo. Sì, questo sì. mi ha colpito molto, perché credevo lo rigettassi per sì. la tua età, ovviamente, no, o comunque... Invece... L'ho trovato particolare, molto esatto. buono, caratteristico nella sua, nel suo essere particolare, in te. Sì, vai. Allora, questo lo posso immaginare anche su un ragazzo, mm-hmm. però un ragazzo a cui piace un po' usare e, diciamo, non passare inosservato. Ah. E anche a questo farei... Complimenti. Sì. Anche qui un bel 4, devo dire. 4? Sì. Ah, 5 non l'ha ancora fatto nessuno. No, perché il 5 lo fa solo a me. Ah, grande! Qua non ho la pubblicità. Ah. No, qua te e lo dico ce lo io. Fai vedere. Esatto, qua ve lo faccio vedere ed è Black Afghan. Ah. Ho infilato apposta, sì, perché so che tanto loro sono curiosissimi, no? No. Ho infilato apposta buono. Questo profumo, che ovviamente non è un profumo commerciale, però tra i profumi di nicchia è forse uno di quelli più conosciuti. E quindi, sì, secondo me gli hai dato una descrizione giusta. Sì, sì. Ultimo! A questo devo dare un 5 almeno. Vai! No! Vai! Anche questo più sul dolciastro. Più o più sì. meno fresco? Cioè, fresco o non sì, fresco? Sì, fresco e... Mm-hmm. Quindi devo dire che quando i profumi sono più dolci forse li immagino anche su più persone giovani. Più giovani. Sì, 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 assolutamente. E ci hai preso proprio perché è una tendenza. Negli ultimi 10-15 anni i profumi che comunque vanno a entrare nella famiglia ambrata. Paradossalmente è una famiglia femminile. Esatto. Cioè, rimangono sempre legnosi o fougère, che sono le due famiglie sì. tipicamente maschili. Però hanno quel tocco di nota ambrata che per me va a dargli un po' di, io dico sempre, di sensibilità, cioè un uomo che diventa un po' più sensibile sì, è vero. E non ha invece il solito fougère aromatico che invece è proprio nerboruto. Lo vedi che lavora oppure che vive delle nostre amatissime rendite? Sì, che può vivere di rendita, un ragazzo che studia. Che si va della giovinezza. Esatto, cioè lo vedi tecnologico piuttosto che invece tecnologico uno... no. Ok. Infatti non lo vedrei su una persona troppo razionale, forse per questo suo aspetto più morbido. Beh, secondo te è più artistico oppure una persona... Più artistico. Più artistico. Sì. Lo vedi che va in palestra oppure vuole solo stare bene? Potrebbe andare in palestra, potrebbe. Sì, quindi proprio un ragazzo giovane... Che vuole un profumo non troppo impegnativo. Che complimento gli facciamo da 1 a 4? Non mi piace molto. No? No. Uno? Sarebbe il primo uno. Due, dai. Due. Vediamo lo spot, allora. Magari è il tuo adesso. No! Il tuo? Questo potevi dare 5. Però... No, però... No. Aspetta, magari non è la versione che hai tu. Vediamo se Alberto diverse. È stato così è un diverse vediamo versioni. Se... Lui. Sì. No. Mannaggia. Beh, sei stata al laser, Sì, su, sì, sulla... Pazzesco. Questo l'hai preso... Mamma anche mia. Mia. L'hai preso Dolce per... Gabbana. Non vivo però di rendita, purtroppo. Io sentivo tanto la nota di salvia quando lo aveva spezzato su di lui. Scusa, amore. Ma no, scusa! Aspettavo un primo 5 invece. No, vabbè, mi hai messo un po' di ansia. Sotto pressione. Diciamola tutta. Molto spesso i profumi con cui hai familiarità in realtà sono più difficili perché li senti, sei abituato a sentire in questo caso esatto, sulla sua pelle sì. che lo rende diverso, oltre che il cartoncino proprio già di per sé. Quando il profumo è sentito sul cartoncino va paragonato ad altri profumi sentiti sul cartoncino. Cioè non va mai fatto il paragone cartoncino, tipo due profumi diversi, uno sul cartoncino e l'altro sulla pelle. Perché non sarebbe veritiero. No, non capito? Fatto. Quindi, mamma mia che bravo a salvare le coppie. Bene. Allora ti è piaciuto l'esperimento? Molto particolare, anche impegnativo devo dire, molto perché impegnativo. Senza avere alcun riferimento bisogna lavorare un po' di fantasia, veramente, quello che ci piace.
Esatto, però sei stata bravissima, ci tengo a dirlo. Tra l'altro, il libro. Te lo sei sudato, questo libro te lo sei sudato, veramente. Amici, io spero che veramente abbiate apprezzato questa nuova tipologia di format, a noi è piaciuto molto, tanto, direi, ci siamo divertiti un sacco. E come al solito, mi raccomando, mettete un pollice alzato, attivate la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i video, lasciate anche un commentaccio qua sotto. Io non posso.